Ciao a tutti carissimi, bentornati sul canale di Chuck e Azione. Io sono Captain Nerd ed oggi vi parlerò di una pellicola uscita da poco nei cinema. Vi darò solo un indizio: Shazam! Dunque, con tutto il casino che sta succedendo nel mondo DC, è uscito anche questo film nelle sale, lasciando tutti noi con tantissime domande, perché come ben sapete, il nostro James Gunn e Peter Safran vogliono creare un nuovo universo DC con una nuova Justice League e così via. Quindi, come mai hanno buttato questo Shazam al cinema? Lo scopriremo in parte anche nella scena post-credit, che arriveremo a parlarne in fondo al video, perché vi farò prima una parte, un po' uno spoiler del film. Sto parlando di Shazam 2, Furia degli Dèi. Un film molto divertente, molto gradevole, c'è molto umorismo, persino scene anche toccanti. Sono commosso in una scena, perché comunque il protagonista, se avete visto il primo film, non è che sia, diciamo, non è che abbia avuto una famiglia in cui è cresciuto, cioè è sempre stato una persona che non è stata accettata dalla madre, ha perso il padre, quindi è passato da una famiglia all'altra, quindi per trovare una famiglia che gli volesse bene ne ha passate tante. E una volta che la trova, giustamente il suo modo di approcciarsi, di attaccarsi è un pochino troppo estremo, troppo possessivo. E di fatto in questa pellicola vediamo che uno dei problemi del protagonista è proprio questo, nel senso dà fastidio alla famiglia perché è troppo attaccato a loro, ma comunque è una cosa molto giustificata. Zachary, che è un grandissimo attore, che mi piace un sacco nei panni del protagonista, torna anche il nostro Seth Cohen di OC a interpretare l'amico Freddy da supereroe. E niente, c'è molto più spazio anche per tutti gli altri familiari, a differenza della prima pellicola dove magari c'era la prima mezz'ora in cui non succedeva niente, era tutta una storia d'origine. Qui vediamo molta azione anche dall'inizio, gli effetti speciali molto belli, sicuramente non peccano in questo film, a parte magari qualche scena che sono sui grattacieli, allora lì magari un po' la CGI tu la vedi, però i combattimenti in volo e tutti i mostri sono fatti molto molto bene. L'unica cosa è che il problema di Shazam è che è un po' un supereroe di serie B, nel senso che sì, non è, lo guardi che è bello, è divertente, ma non è che lo conosci così tanto e quindi lo spettatore non va più volentieri a vederlo come se fosse Superman o Spider-Man o Captain America, che sono più conosciuti. Però comunque ha saputo farsi valere, ha portato questo suo sequel al cinema e nonostante tutto, purtroppo, i villain non sono mai dei villain molto di rilievo, capito? Sono tutti personaggi, bene o male, messi lì, vero, hanno una motivazione valida, perché ci sono queste tre figlie di Atlante che comunque vogliono la loro vendetta perché gli è stato rubato una sorta di potere, non vi sto a dire cosa, e quindi la motivazione ce l'hanno. Solo che gli manca un po' quell'istinto del cattivo che ti dice cacchio, lui sì che è un cattivo cazzuto, e niente. Però molto scorrevole, molto divertente. Se c'è una cosa di cui magari mi posso arrabbiare è un po' la scrittura del nostro protagonista, ma non perché sia spiegata male o non sia, cioè, c'è una differenza abissale tra il carattere di Billy Batson da piccolo e il carattere di Shazam. Cioè, quando è bambino è in un modo, quando è un supereroe è in un altro. Meno male gli altri sono più o meno gli stessi quando si trasformano in supereroe. Lui invece in questo secondo capitolo è un disastro, è più un cazzone quando è Shazam che quando è Billy Batson. E questa cosa si è notata moltissimo in tutta la pellicola. Ora, nella prima magari te la potevo far passare, perché magari sono bambini, quindi giustamente durante la pellicola tante cose che non hanno senso ti passano, ma la giustificazione è che sono bambini. Come nel primo, quando cascava l'autobus e mette il materasso sotto, cioè te le fai passare, anche se nel primo c'è un discorso di quell'autobus che non mi sta bene, ovvero che cade l'autobus e lui lo prende sul vetro senza spaccarlo, nonostante abbia tante crepe. Posso capire che già attutisce la caduta con la super velocità nelle braccia, lì ci può stare. Però il discorso del vetro mi è rimasto qui, è impressionante. In ogni caso, il film rimane, ripeto, molto godibile, molto incredibile, anche se rimane comunque un po' mediocre, nel senso, te lo guardi, è divertente, però non è che dici epico, fantastico. La scena tra lui e la madre, comunque, alla fine è molto commovente, perché sai. Cioè, un conto è adattarsi in una famiglia, un conto è iniziare a chiamare un'altra donna o un altro uomo, papà e mamma. Sono delle cose un pochino più toste da arrivare. Però il nostro Billy nel film fa una bella evoluzione e arriva alla fine. C'è anche da arrabbiarsi
aggiungere che i personaggi sono stati tanti in questo film, perché ogni bambino aveva la sua parte da supereroe, quindi erano tantissimi, solo i bambini con i supereroi erano tipo 12. Quindi gestire tutti questi personaggi non è stato una cosa molto facile, soprattutto da adattare sul grande schermo. Abbiamo visto con Eternals, ce l'hanno fatta anche abbastanza bene. E anche qui posso dirvi che ogni fortissimo figliolo ha la sua dose di tempo, lo stesso i genitori. Magari il loro approccio quando scoprono, spoiler, quando scoprono la verità, poteva essere un po' differente. Cioè nel primo mi parevano più severi, nel secondo un pochino più... che si facevano passare tutto, tolleranti, cioè vedi che i tuoi figlioli hanno i superpoteri e non è che ti preoccupi per lasciarli andare a affrontare pericoli, no, ce li mandi così e addirittura dici la frase come ci si comporta in queste occasioni e niente, c'è proprio una situazione familiare particolare e niente, cioè secondo me li hanno veramente adattati bene tutti, anche se, ripeto, essendo tanti personaggi da gestire, magari qualche piccola pecca che io magari non ho notato, magari c'è stata. Se voi la trovate ditemelo nei commenti che sono stracurioso. Mi sono piaciuti tutti perché hanno dato un po' spazio a tutti, è stato bello, dai, è scritto bene il film. L'unica cosa che è scritta un po' peggio è la differenza di carattere tra Billy Batson piccolo e Shazam, niente da aggiungere. E arrivando verso la fine c'è stata una scena spoilerata da un trailer alla TV che faceva apparire un supereroe che tutti davano ormai per licenziato, scusate il termine, dalla DC. Voglio specificare che da ora in poi farò spoiler, quindi mi raccomando, se non volete spoiler, chiudete il video. Appare Wonder Woman, ovvero Gal Gadot, ma era già apparsa, diciamo, in sogno qualche scena prima a Shazam, e aveva il volto di un'altra attrice. Questo ti fa pensare che lei sia apparsa alla fine e che quella scena sia stata girata dopo, sia stata pensata dopo, cioè quindi è stata una scelta fatta dopo la realizzazione del film, tutto per cambiare le carte in regola e magari mantenere Shazam nel DC Extended Universe che ha preso in mano James Gunn. E nella scena post-credit capiamo anche il perché, vediamo due persone che arrivano, questo distributore, mi ricordo cosa era, e trovano Shazam che sta lì e gli iniziano a dire che lo avrebbero reclutato nella Justice, e allora lui tutto contento e vai nella Justice League, sì accetto, ma in realtà no, era la Justice Society. E lì allora ti fanno pensare che il nostro James Gunn ha prodotto il film Suicide Squad, che sicuramente sarà canonico nel suo universo DC, e fa pensare che il nostro Shazam vogliono portarlo avanti tramite la Justice Society. Il problema è che The Rock ha arruinato un po' i piani, che pare che abbia creato molti problemi alla realizzazione di questo film, quindi non so cosa possa succedere veramente, però spero che comunque il nostro Shazam prosegua, perché è un ottimo attore. Se mai vorranno cambiare le carte in regola, tanto possono farlo col film di The Flash, che arriverà tra qualche mese, e magari il nostro Shazam e anche la nostra Gal Gadot Wonder Woman tornerà nell'universo di James Gunn. Non ci resta comunque che aspettare. Probabilmente il nostro Flash porrà la fine e l'inizio di tutto e niente. E non ci resta che attendere e vedere un po' cosa succederà. In ogni caso io voglio che Shazam rimanga, perché secondo me è un gran personaggio, un grande. Hanno fatto fuori Superman, mi spiace. Batman vedremo che fine farà con il film di The Flash. The Flash probabilmente andrà avanti. La nostra Wonder Woman, se l'hanno fatta riapparire un motivo, cioè che non avrebbe senso far arrivare al cinema Shazam 2, far apparire lei e poi boom. Ok, adesso tutti mi direte, sì, ma è stato così per Superman in Black Adam, però comunque hanno già ufficializzato che non ci sarà più. Non so che fine farà il film di Black Adam a livello di canonicità nel DC Extended Universe, questo andrebbe chiarito subito, però stanno facendo un casino della Madonna, non ci capisco neanche più niente. Mentre parlo mi viene una confusione in testa che dico, ma cosa stanno facendo alla DC? Per amor di Dio, le pellicole magari possono essere accettabili, ma i collegamenti fanno un casotto allucinante. Comunque, ripeto, il film è stato molto bello, sono uscito di sala molto contento e spero di vedere film sempre migliori di questo, sempre. E detto questo, ragazzi, voglio ringraziarvi per aver visto questo video, voglio sapere anche cosa ne pensate voi, magari scrivetemelo nei commenti o contattateci, chiedeteci ogni cosa che vi passi per la testa.
Seguiteci anche se vi va, siamo sempre pronti a aggiornarvi su ogni cosa che esce o sta per uscire e cercheremo di essere efficienti su tutto. E niente, io vi ringrazio ancora e da Cartanerd che oggi è tutto e noi ci rivedremo presto in un prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!